Fabio, perché non facciamo meno scherzagilli? Ci sto, anche perché lui c'ha quel vizio comunque di tampinare sempre le donne, esatto. Fa il playboy toscano, il Pieraccioni denuante, esatto. Non è giusto. Gli facciamo mandare un bel messaggio da un finto fidanzato. Sì. Ci sto, per esempio la fidanzata presunta come si potrebbe chiamare? Manna. Il fidanzato? Mariucci. Bello. Nazionalità? Rumena. Come potrebbe parlare? Io dare botte te. Secondo io me fare tanto male. È credibilissimo. Scherzo a Jill Sanders questa sera al Mamma Mia Beach. Guardate questo video. E sto cantando. E sto cantando. Gelosia, ragazzi, si sei una brutta bestia. E magari quando broccoli con qualcuna che magari è fidanzata, devi stare attento perché il fidanzato potrebbe essere geloso. Questo è l'inizio del nuovo video del Mamma Mia Beach, un video we love dedicato alla gelosia e ai ragazzi e le ragazze che si incazzano con il proprio partner. Ne abbiamo approfittato per fare anche uno scherzo allo special guest di questa sera, Jill Sanders. Gli abbiamo fatto credere che c'è un fidanzato geloso all'interno del locale che vuole picchiarlo. Lui è in sbattimento totale, ma solo alla fine della serata gli sveleremo che è uno scherzo. Andiamo a vedere. Al mio tre facciamo sentire un urlo per Jill Sanders, il Mamma Mia, al mio tre. 1, 2, 3. Sei una ragazza gelosa o no? Sei gelosa? Sì. Ma tu sei il suggeritore? Sì, l'aiuto. Stronzo! Quanto sono gelose le siciliane? Quanto? Che gli spaccherei la faccia ogni volta che fa qualcosa. Ma perché? Perché anche quando mi risponde mi dà fastidio. Perché odio quando anche guardo un'altra ragazza e qualunque cosa fa. Quindi io sono super gelosa, super. Ma tante! Voglio dare tante. Fammi una scenata di gelosia. Lui è lì e ti ha appena tradita, vai. Ma ti sto riguardando, eh? Come vedete sono coracee le siciliane. Ti ha appena tradito col tuo migliore amico. Fammi la reazione a caldo, vai. Ammazza, butta a mare. Vai. Ma cazzo, meglio già le spacca la faccia. Incazzati con lei, vai. Vai, butta bastarda, vai. Di più, ti ammazzo. Ti ammazzo, troia. Tenimi la borsa. No, perché devo tenere la borsa? Dici, non ne sapevo fare a meno. Ma lei è ubriaca completamente. Stronzo! Quanto siete gelose? Incazzati con lei! Sono gli scippi corpo, gli maffi corpo, muri! Più, ma non posso, mia amica! Ma non ti viene! No, è che so che non lo farebbe, capito? Ma non è vero, l'ha fatto, fidati! Vabbè, vi potete prendere le mie scarpe, a me non me ne frega niente! Ma nell'anno 2014 tu eri ubriaca perennemente. Ora no, sono cambiata. Cioè questa cosa continua anche oggi oppure sei calmata? Non come l'anno scorso, pochino. Un po' di più. C'è il tuo ragazzo che sta flirtando con un'altra, no. Qual è la reazione? Vai! Lo vado ad uccidere, prima a lei e poi a lui. Di più. Ma le prendo i capelli a lei. Vado lì. Allora, vado da lei, la porto nel bagno e le ficco la testa dentro il gamminetto. E poi cosa fai? E poi a lui le do un calcio sulle palle. Sulle palle? Sì. Che fa male? Ma sì. Hai perfettamente ragione, te l'assicuro. La donna siciliana, quanto è gelosa? Ma tu non sai neanche perché sei qua, perché parlo con te. Assai! Sei fidanzata? Sì, con lui. Lui ti ha appena tradita con la tua migliore amica. Lui è qua. Hai la possibilità di prenderlo a schiaffo, so che hai dovuto farlo un sacco di volte. No. Davanti alle te. Incazzati con lui, vai. Vai, bastardo. Bastardo, lontanamente. Sei un ragazzo geloso, sì o no? No, per niente. E allora? Sei proprio l'antitesi. Bravissimo, il siciliano. L'eccezione che conferma la regola. Sì, perfetto. Quindi, dai un consiglio a tutte le donne e gli uomini gelosi. Sono bellissimo. Aiuto. C'entra. No, ma sono bellissimo io. Mi fido sulla parola. Sì, ma non si vede? Non rientri nei miei gusti. Che cazzo fai? Bastardo. Sei un bastardo. Sei un coglione, fai
anche tu. Tu che hai tradito con lui, dici che è un coglione. Perché tu ci sperati. No, io imito lei, capito? Ma dammi tu una scena dal tuo fidanzato che è appena limonato con un altro. Che cazzo fai? Sei una merda! Bastardo, vai, vengo là, ti spezzo le ossa. Ti spazio! Simula. Vengo là, ti spezzo le dita, ci gioco Shanghai. Lo ammazzo! Vai, fallo vedere, fammi la faccia incazzata. Lui è lì. Mi sembra di averti visto in altri panni qualche mese fa. Sì, ho fatto un paio di film quest'anno. Vedi. Che ruolo interpretavi? La Befana. Vai. Oddio. Che male. Sì. Benissimo. Vai. Basta. Che schiaffone. Incazzati, vai. Bastardo. Non dovevi. Io volevo. Volevo 12 figli da te. No. Noi abbiamo un uomo che puoi picchiare per l'occasione. No. Bastardo, non dovevi farlo! Ti ho visto con mia madre! Ma no, con mia madre no, per favore! Stronzo! Ti è mai capitato di picchiare un uomo? L'hai fatto? No! Una donna? Un pesce rosso? No! Niente! Ti è mai capitato di scoprire un tradimento? A te sì! No! Emin, cosa vuol dire? Minnarie. Non c'entra niente. Fatemi una faccia incazzata. Di più. Quasi con la bava. E tu invece? Cosa? Sempre faccia incazzata. Ma perché ridi? Se non sai cosa sto dicendo. Oh, sei un pezzo di cesso. Oh, ma un cucca verranno. Io ti faccio, ti spacco tutto. Mi vediamo fuori in casa, ti rompo tutto. Faccio in merda. Se mai rifacessero il padrino, io ti segnalo, te lo giuro. Stronzo! Guarda, non si vedono i messaggi, ma... Mettiamo che il tuo fidanzato, in questo caso occasionalmente lui, Jill Sanders. Sei una testa di cazzo! Io che mi sono fidata e tu che fai la minchiata del giorno. Io che volevo 14 figli con te, diglielo. Io che volevo 0 figli con te. Sei un bastardo! Io volevo 2 figli da te! Volevo sposarmi, vai! Vai! Volevo sposarmi con te! Poi! Adesso vado col primo che incontro! Adesso vado al primo che incontro! Sempre le solite queste donne! Per la legge della maniglia l'hai appena tradita con sua madre! Ok? Per me! La ragazza ha visto i messaggi, io non gli ho mai scritto. Ragazzi, siamo arrivati al termine di questa serata al Mamma Mia Beach, venerdì We Love, ospite special guest della serata Jill Sanders con tanto di maglia brandizzata. Perfetta, è perfetta. Perfetta, della sua taglia, vicino a me anche i DJ Salvoni Topi, Tony Greco. Però ragazzi, è stata una serata un po' particolare, dove abbiamo parlato di gelosia, abbiamo parlato di ragazzi e ragazze che possono incazzarsi perché magari a loro volta c'è qualcuno che evidentemente può provarci con qualcuno nel locale. Cose che capitano. Succede. Fai vedere il telefono, per favore, un attimo. Certo. Prego. Perché succedono cose strane. Puoi leggere il primo messaggio che ti è arrivato? Allora, è tutto uno scherzo. Perché non rispondi? Tutto in diretta! Abbiamo fatto uno scherzo, Jill Sanders ci è cascato! Non c'ero cascato? Se mi hanno rovinato la serata, eh! A un certo punto ci ha creduto veramente. Fatemelo dire, questo ragazzo è un grande. Sono mica se scherzi a parte. Veramente è un grande, è un grande. Vamos ragazzi, splendido 17 al Mamma Mia Beach, un'accoglienza splendida. A parte lo scherzo che mi hanno fatto, veramente bestiale. Mi hanno fatto credere che qualcuno mi voleva uccidere. Ci sono cascato come una pera morta. Adesso cerchiamo di raccogliere un po' i pezzi, vediamo un po' cosa succede, perché qua per almeno 7-8 anni questa cosa non mi passa, eh.
Comunque grandissima accoglienza, un locale veramente spettacolare. Ringrazio tutto lo staff e tutti quelli che sono venuti qua questa sera. Grazie mille, ci vediamo prossimamente. Ti saluta Mariucce, mi suggeriscono. Ciao Mariucce, ciao, ciao. Forte, forte. Oh ragazzi, ci vediamo venerdì al Mamma Mia Beach, però mi raccomando, non fatemi scherzi come li avete fatti a Jill, eh? Oh, scateneremo il panico. Vi voglio tutti lì. Ciao! C'è da fidarsi, mi raccomando. Mini Club Big TV. You are the main actor.